Un giovedì grasso speciale per i tanti bambini che questo pomeriggio hanno invaso il centro storico di Fano per l'ormai tradizionale appuntamento legato ai festeggiamenti del carnevale. Piazza 20 Settembre si è trasformata in un vero e proprio Luna Park con numerose attività di svago e divertimento messe a punto dall'ente carnevalesca e dallo studio Cappartone. Anche oggi siamo baciati dal sole, proprio siamo fortunatissimi perché questo carnevale è fortunato. Invito comunque tutti i bambini e anche i genitori all'ultima sfilata di carnevale domenica 23, poi lunedì 24 avremo alle 18 il consiglio comunale del carnevale alla sala del consiglio, martedì chiudiamo con il grande rogo del pupo qui sempre in piazza. Grande soddisfazione dunque degli organizzatori che cercano sempre di avvicinare i più piccoli alla manifestazione più antica e dolce d'Italia. È bellissimo, è meraviglioso, lo facciamo tutto questo lavoro solo per vivere questo momento. Io e la mia collega Valentina e siamo veramente contente, anche grazie alla carnevalesca che tutti gli anni ci lascia libere di poterci esprimere come meglio crediamo e vogliamo. Ma l'evento ha preso già il via dalle ore 15 con la sfilata delle mascherate lungo il corso, accompagnate dal carro I Giovani, Motore e Colore del Mondo del liceo Nolfi Appolloni, seguito da 4 mini carretti in miniatura e uno degli studenti della scuola Gandiglio. Carretti totalmente bianchi, colorati poi dalla fantasia e spensieratezza dei bambini. A conclusione, altri due piccoli carretti realizzati da due giovani fan del carnevale, uno proveniente da Fano, dedicato ai corrieri e ai loro pacchi consegna, mentre l'altro da Pesaro, con raffigurato Peter Pan. Visto il tema dell'ambiente di questa edizione del carnevale, entrambi gli autori del carro hanno deciso di trainarlo a bordo di un trattore elettrico e uno a pedali. A conclusione della giornata, la presidente dell'ente carnevalesca Maria Flora Gianmarioli ha ricevuto dal sindaco di Fano Massimo Seri la fascia e le chiavi della città, che ha poi consegnato al sindaco del Carnevale 2020 Andrea Giomaro. Mi hanno detto devi fare il sindaco, ma io non so in cosa consiste, ma no, devi fare. Intanto una seduta di consiglio e nominare gli assessori, e quello si può fare, poi andare a qualche veglione a mangiare e quello va bene, lo posso fare e basta. Io volevo cambiare il mondo, ma non ho detto no, solo queste due cose devi fare e faccio solo questo. Ma vorrei dire una cosa a Massimo Seri, a te sindaco, io ci metto la fascia oggi, capito?